Ehi. Sta per andare in onda Radio Arambe. La diretta partirà fra pochi minuti. Resta sintonizzato. Ti ricordiamo che puoi interagire con la trasmissione chattando sulla pagina Spreaker della puntata, oppure via Facebook lasciando i tuoi commenti sul nostro gruppo, o alla pagina della puntata direttamente sul nostro sito, oppure inviando un SMS al numero 392 57 15 112. Capo di Stato, che tu sei buono come il pane, brutto e maleducato. Per restare in contatto con noi, vai su www.movimentoarambe.org. Vuoi chiamarti dottore? Arambe si scrive HARAMBE. www.movimentoarambe.org. Oppure puoi scriverci su info@movimentoarambe.org. Oppure chiamaci al numero 392 57 15 112. Arambe si incontra ogni settimana, il giovedì alle ore 20:30, presso l'Associazione Vita, Piazza Mazzini 3, Ariano Irpino, ingresso dal viale del Boschetto Pastini. Radio Arambe, perché la musica è movimento. Cambiare il tuo cognome, usare un nome inventato, puoi persino morire. Sta per andare in onda Radio Arambe. La diretta partirà fra pochi minuti. Resta sintonizzato. Ti ricordiamo che puoi interagire con la trasmissione chattando sulla pagina Spreaker della puntata, oppure via Facebook lasciando i tuoi commenti sul nostro gruppo, o alla pagina della puntata direttamente sul nostro sito, oppure inviando un SMS al numero 392 57 15 112. Per restare in contatto con noi, vai su www.movimentoarambe.org. Arambe si scrive HARAMBE. www.movimentoarambe.org. Oppure puoi scriverci su info@movimentoarambe.org. Oppure chiamaci al numero 392 57 15 112. Arambe si incontra ogni settimana, il giovedì alle ore 20:30, presso l'Associazione Vita, Piazza Mazzini 3, Ariano Irpino, ingresso dal viale del Boschetto Pastini. Radio Arambe, perché la musica è movimento. Sta per andare in onda Radio Arambe. La diretta partirà fra pochi minuti. Resta sintonizzato. Ti ricordiamo che puoi interagire con la trasmissione chattando sulla pagina Spreaker della puntata, oppure via Facebook lasciando i tuoi commenti sul nostro gruppo, o alla pagina della puntata direttamente sul nostro sito, oppure inviando un SMS al numero 392 57 15 112. Lasciando ogni cosa al suo posto e parti. Per restare in contatto con noi, vai su www.movimentoarambe.org. Arambe si scrive HARAMBE. www.movimentoarambe.org. Oppure puoi scriverci su info@movimentoarambe.org. Oppure chiamaci al numero 392 57 15 112. Arambe si incontra ogni settimana, il giovedì alle ore 20:30, presso l'Associazione Vita, Piazza Mazzini 3, Ariano Irpino, ingresso dal viale del Boschetto Pastini. Radio Arambe, perché la musica è movimento. Sta per andare in onda Radio Arambe. La diretta partirà fra pochi minuti. Resta sintonizzato. Ti
Ti ricordiamo che puoi interagire con la trasmissione chattando sulla pagina Spreaker della puntata, oppure via Facebook lasciando i tuoi commenti sul nostro gruppo, o alla pagina della puntata direttamente sul nostro sito, oppure inviando un SMS al numero 392 57 15 112. Capo di Stato, che tu sei buono come il pane, brutto e maleducato. Per restare in contatto con noi vai su www.movimentoarambe.org. Vuoi chiamarti dottore? Arambe si scrive HARAMBE. www.movimentoarambe.org. Oppure puoi scriverci su info@movimentoarambe.org. Oppure chiamaci al numero 392 57 15 112. Arambe si incontra ogni settimana, il giovedì, alle ore 20:30, presso l'Associazione Vita, Piazza Mazzini 3, Ariano Irpino, ingresso dal viale del Boschetto Pastini. Radio Arambe, perché la musica è movimento. Cambiare il tuo cognome, usare un nome inventato, puoi persino morire. Sta per andare in onda Radio Arambe. La diretta partirà fra pochi minuti. Resta sintonizzato. Ti ricordiamo che puoi interagire con la trasmissione chattando sulla pagina Spreaker della puntata, oppure via Facebook lasciando i tuoi commenti sul nostro gruppo, o alla pagina della puntata direttamente sul nostro sito, oppure inviando un SMS al numero 392 57 15 112. Per restare in contatto con noi vai su www.movimentoarambe.org. Arambe si scrive HARAMBE. www.movimentoarambe.org. Oppure puoi scriverci su info@movimentoarambe.org. Oppure chiamaci al numero 392 57. Vuoi rendere le tue ricette appetitose? Scegli il meglio, scegli Macelleria da Toni. Qui troverai un'ampia scelta di carni fresche e carni già pronte per essere cucinate. Il tutto sotto il marchio della qualità eccellente. Macelleria da Toni. Competenza, gentilezza e gusto sempre a servizio del tuo palato. Se buona gustata da veramente buona, non te può sbagliare. La chianca è a una sola. Macelleria da Toni, via Cardito, Ariano Irpino. Telefono 339 74 48 367. Una pausa durante il lavoro? Un aperitivo stuzzicante? Una serata con gli amici? Ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tuo sbagliano poco la cervella? Vuoi entrecanno notte notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115. Buonasera a tutti i radioascoltatori, benvenuti su Radio Arambe. Stasera ci accingiamo a iniziare una nuova puntata su varietà politica. E io sono Francesco Cuoco, con me in studio ci sono vari amici, ospiti, nonché attivisti del movimento. Il 27 maggio del 2013 e ci siamo con gli ascoltatori per l'attesa, abbiamo avuto problemi tecnici. Adesso per scusarci passiamo subito con una bella canzoncina, Amelie Shakedown. Thank you.
L'Associazione Vita di Ariano Irpino organizza un corso per formare ai principi e alle manovre di primo soccorso. Vi aspettiamo il 27 marzo 2013 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Vita in Piazza Mazzini 3. La relatrice è la dottoressa Raffa, primario di rianimazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per informazioni chiama il 366 77 458 05 oppure lo 0825 891 070. Marati qualche cosa dalla vita. Partecipa al corso di primo soccorso. Ok, di nuovo in onda qui su Radio Arambe. Sono Francesco Cuoco, in studio diversi ospiti. Stasera varietà politico, tratteremo di diversi argomenti, diverse problematiche, e ne parleremo con i nostri amici qui in studio. Il 27 maggio del 2013, sono le 23:25 circa, e adesso voglio salutare il mio amico nonché portavoce del Arambe, Fabrizio Procopio. Infatti, ci scusiamo per la qualità audio, ma... Un abbraccio Valentino. Sì, infatti possiamo dire proprio con il percorso di questo microfono a Calcio Palma, Vabbè, comunque iniziamo ed entriamo dentro la puntata, vai a politico e adesso Fabrizio, di cosa ci vuoi parlare? Di... Sì, io da pensando prima di tante le nostre riunioni di redazione. Ho pensato che oggi potesse essere il caso di parlare di una petizione che è su www.abad.org una petizione in cui si chiede ad Obama, Barack Obama, di chiudere Guantanamo. Ricordiamo che diciamo, rispetto a Guantanamo è la base americana dove sono prigionieri dal 2011 con l'atto fatto da Bush, da George Bush dopo il crollo delle torri gemelle. E, dunque, detenuti presenti a Guantanamo attualmente sono 166, detenuti che devono rispondere ad accuse sono 6, detenuti il cui immediato rilascio è stato approvato ma si trovano ancora nella prigione sono 86, prigionieri di Guantanamo in sciopero della fame 103, prigionieri in sciopero della fame e legati costretti all'alimentazione portata sono 30 e prigionieri deceduti durante la detenzione sono 9. Sono stati trattenuti a Guantanamo 21 detenuti giudicati presso la Corte Civile, detenuti che non possono essere giudicati perché le prove sono state invalidate dalla tortura, 50 prigionieri rilasciati dall'amministrazione Bush più 500 prigionieri rilasciati dall'amministrazione Obama 72. Il costo annuale per i contribuenti sono 150 milioni di dollari. Il giorno di Giorgia, quando Obama ha promesso di chiudere Guantanamo sono 1579, il periodo di tempo da quanto i prigionieri sono stati a Guantanamo sono 11 anni, 4 mesi e 11 giorni. Bene, noi vi invitiamo ad andare a firmare questa petizione che troverete sulla nostra pagina Facebook di Radio Arambe al presidente Barack Obama e il testo recita come tutto il mondo, cerchiamo a rispondere subito allo sciopero della fame a Guantanamo, ci appelliamo a lei per chiederle di nominare un funzionario della Casa Bianca con l'incarico di chiudere la prigione e di dare l'autorità le ha concesso il congresso degli USA per il trasferimento degli 86 uomini in cui è stata data approvazione. Questo vergognoso complesso è una piaga dell'umanità, sta distruggendo delle vite e alimenta l'odio in tutto il mondo. Quindi sulla nostra pagina c'è il link dove potete firmate questo appello .org, mi raccomando firmate perché effettivamente ci sarebbe tanto da dire su tutto quello che è successo dopo l'11 settembre. Questa petizione è fondamentale, noi sappiamo che Obama ha una sensibilità spiccata rispetto a queste cose, quindi potrebbe essere che se stiamo avendo tanti nel mondo potrebbe risultare una buona iniziativa. Noi ad Arambe siamo particolarmente sensibili a questo tipo di problematiche sui diritti umani, quindi andate sulla nostra pagina di
Radio Rambe, stazione radio web, e su avaz.org per firmare questa petizione. Continuiamo ad avere qualche problema, ci ricominciate i nostri ascoltatori, facciamo fatica a risolverli, spero ci riusciremo al più presto. Francesco. Va bene, adesso mandiamo un altro pezzo musicale e ci vediamo a tra poco. Red Sax, Our Ready. Pausa durante il lavoro? Un aperitivo stuzzicante? Una serata con gli amici? Ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tuo sbagliano poco la cervella? Vuoi entrecanno notte notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115.
Erede di una grande tradizione artigianale, la Maiolica Russo ti permette di portare a casa tua un prodotto antico di enorme valore artistico, un'antica arte preziosa che, grazie alla Maiolica Russo, continua a vivere in pezzi di rara bellezza e pregiata manifattura, con decorazioni che restituiscono agli ambienti una luce di arte e cultura. Maiolica Arianese di Luigi Russo, via Castello 5, Ariano Irpino, Avellino. Per informazioni 0825 17 00611. Gentilisci casita, Cattatina Ruagna da Maiolica Arianese Russo. Ok, ok, ben ritrovati, siamo di nuovo in onda qui su Radio Arambe, sono le 23.30 circa del 27 maggio 2013. Bene, nel blocco precedente stavamo discutendo con Fabrizio della chiusura di Guantanamo, su una petizione che si è avviata, e in questo momento direi proprio di lasciare la linea, la parola a Fabrizio per sentire cosa in merito. Sì, lasciando Guantanamo, quindi invitando ancora tutti quanti gli ascoltatori a firmare la petizione, trovate, come dicevo prima, il link sulla nostra pagina. Abbiamo ricevuto e andato a leggere un comunicato da parte dell'osservatorio sulla sanità dell'UPITA, un comunicato che è passato sui media i giorni scorsi, l'altro ieri. Vado a leggere anche perché Arambe fa parte di questo osservatorio sulla sanità. Occorre potenziare i distretti sanitari non solo gli ospedali. Intervento di Molinari, segretario provinciale della CGL Medici, che lancia la rete dell'assistenza territoriale. Il sistema sanitario regionale sarà profondamente rimodellato dai vincoli e dai condizionamenti economici imposti dal quadro di razionalizzazione della spesa pubblica. Ciò ha prodotto un effetto concreto, la revisione al ribasso dell'impegno delle strutture proposte nella produzione di benessere, una dinamica sempre più restrittiva di capacità di cura e di efficacia. È necessario allora introdurre una svolta. Si deve pervenire a scelte che permettano sia alle istanze sociali sia alle vigilanze di trovare un corretto equilibrio dei mezzi con i valori della persona con l'obiettivo di migliorare efficienza e equità. Lo afferma Molinario, medico del servizio 118, segretario provinciale della CGL Medici, che occorre dare di spazio alla dimensione etica della sanità per uscire dai ristretti ambiti dell'economicismo e dei modelli organizzativi conseguenziali e tornare alla ragione delle scelte, alla complessità del soggetto cittadino verso cui le scelte sono orientate ed a cui si rivolgono solamente partire da un assunto. Il problema non è solo quanto si spende, piuttosto come si spende. La questione riguarda certo il contenimento dei costi all'interno delle singole aziende, ma riveste anche scelte strutturali che riguardano l'intero sistema sanitario regionale. Manca una visione sintetica e sistemica, ciò è reso evidente dalla mancanza di un disegno complessivo e graduale di assetto dell'assistenza, non solo la programmazione, i piani di rientro. Sebbene abbiano provocato un rallentamento del tasso di crescita, non hanno agito sulle cause strutturali del disavanzo regionale, deprimendo aspettative e non centrando gli effetti sperati. Questo al dunque conduce ad un funzionamento peggiore, alla carenza della riduzione dei servizi per i cittadini, dai LEA agli LMA, alla riduzione dei livelli occupazionali, il quadro si aggrava se pensiamo anche alla contrazione delle retribuzioni dei lavoratori e all'inasprimento della tassazione del settore. Bisogna invece coinvolgere la prospettiva ospedalocentrica, rafforzare il sistema dell'emergenza e delle cure territoriali, implementare un compiuto percorso di integrazione sia nella rete assistenziale tra pubblico e privato, in misura collaborativa e non competitiva, mantenendo un forte presidio pubblico alla programmazione, soprattutto per rendere veramente esigibili interventi di politica sanitaria. Il distretto sanitario deve essere riconosciuto come punto di incontro tra la domanda di salute dei cittadini e l'offerta di cura, in una prospettiva olistica capace di intercettare i bisogni e di accoglierli in un percorso di cura individuale, sincronico e adeguato, l'enorme patrimonio di conoscenza, esperienza e capacità dei nostri operatori sanitari. Sotto il Molinario deve essere pienamente valorizzato, potenziato e gestito con trasparenza, con merito, e non può essere più oggetto di pesanti mortificazioni e limiti gestionali. La sanità in campagna non deve essere soltanto una variabile finanziaria da contenere, ma anche e soprattutto un'incredibile opportunità di sviluppo economico di una condizione di coesione sociale. La strada può essere un'altra, intervenire sugli sprechi in ciascun ambito e settore, evitare duplicazioni di strutture, guardare il processo di protagonista delle risorse umane, piuttosto che imprimerle, implementare processi di razionalizzazione attraverso le categorie oggettive che ottengono un equilibrio del rapporto del territorio e diversità di popolazione. E questo è quanto si legge dal comunicato dell'Osservatorio sulla Sanità, con il quale ci incontriamo ogni martedì solitamente, e chi fa parte del Tribunale del Malato con la dottoressa D'Amico, il dottor Milito,
che fanno parte di questo comitato paleolitica osservatorio sulla sanità. Noi facciamo parte di questo comitato come RAMBE e lavoriamo affinché l'ospedale di Ariano non faccia la stessa fine del tribunale, cioè un lavoro sotterraneo da parte di qualche dirigente mosso con dei buoni fini dalla politica, affinché l'ospedale diventi effettivamente un posto poco, poco funzionale, per poi giustificarne la chiusura. Così è stato fatto con i tribunali, con i tribunali minori, su cui molto presto Francesco faremo anche una puntata. Questo era per quanto riguarda Francesco la sanità, a cui tenevamo noi di Arambe a dare voce in questa puntata. Bene, grazie Fabrizio, speriamo che si senta bene. Fateci sapere anche via chat, su Twitter, su Facebook, sul movimento. E adesso mandiamo un'altra canzone che è meglio, Cheat Gaga. Míralo bien, esa belleza no es real, pero qué bien se ve en el espejo. Hay que salir, abrir los ojos y sacarle el disfraz, ver qué nos rodea por un momento. No. Eso que ves, esa lejana oscuridad, de la que te sentís tan a salvo. Hoy la ignorás porque ya
dueña de lo de los demás, pero lo tuyo está bien guardado. No hay que imaginarse que todo está bien, vivir es más que respirar. Hay que vivir en un mundo real, no seas parte de un engaño. Pensás que creer en un Dios te va a salvar, de que no creas en vos mismo. No te confundas, porque eso está lejos de ser la verdad, si ni siquiera existe el destino. No hay que imaginarse que todo está bien, parte de un engaño. L'Associazione Vita di Ariano Irpino organizza un corso per formare ai principi e alle manovre di primo soccorso. Vi aspettiamo il 27 marzo 2013 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Vita in piazza Mazzini 3. La relatrice è la dottoressa Raffa, primario di rianimazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per informazioni chiama il 366 77 458 05 oppure lo 0825 891 070. Marati qualche cosa andala vita. Partecipa al corso di primo soccorso. Ok, di nuovo Neir qui su Radio Arambe. Siamo in radio, qui ci sono diversi amici, diversi ospiti. Mi sto un po' impappinando, non fa niente, abbiamo avuto dei problemi tecnici e adesso stiamo cercando di risolverli. Chissà se questo microfono funziona. Francesco, eventualmente dovesse andare male, sì, possiamo pensare di recuperare settimana, che dici? Certamente, faremo una puntata fra qualche giorno e vi daremo avviso su Facebook, messaggi, tutto, e può essere anche una puntata itinerante. Fabrizio, che ne pensi? Estemporanea, chi ci sarà stasera? Effettivamente avevamo invitato un carissimo amico Leonardo Castagnotti. Sì, infatti. Però se, a quanto pare i problemi tecnici sono spariti. Matteo Mulano dalla regia, dal tecnico, cosa ci dice Matteo? Come a casa, come sempre? Bene, sentono bene, bene. Questa già è una buona notizia. Bene, e allora facciamo una cosa, visto che abbiamo spento tutti i nostri maledetti computer, cominciamo a accenderne già uno, così casomai riusciamo a recuperare qualcosa in internet per le cose di cui dovevamo parlare. Francesco? Sì, infatti. Hai preparato qualche argomento? Sì, proprio perché questa sera è varietà politico e quindi andiamo a trattare diversi argomenti
Io mi sono un po' informato sulla scolarizzazione cinese. Proprio perché questo argomento? Perché mi sono trovato diversi giorni fa a parlare così fra amici, informalmente, discutevamo del più e del meno, anzi forse molto di argomenti e di problematiche attuali che affliggono la nostra società. Si parlava della pubblica istruzione, della difficoltà del precariato nelle scuole, della cultura, di come gli insegnanti, i genitori davano educazione ai propri figli. Ed è uscita proprio questa notizia che un'amica, così interviene nella discussione, intervenendo, mi dice: ma lo sai che in Cina però c'è il 99,9% di scolarizzazione, un record mondiale? Beh, detta così, tutti quanti, cavolo, veramente in Cina c'è una percentuale altissima. Però io, proprio sentendo questa notizia, mi sono informato, mi sono andato a documentare ed è uscito, ho scoperto una realtà brutale, una realtà bruttissima. Sì, possiamo parlare di questa Cina da 10 e lode, però che non ha più, che anzi, che ha giovani senza più una vita, giovani che vengono spremuti come dei limoni. Parlando infatti con degli amici, ho trovato proprio strano questa situazione. Cioè, è in Cina, si può dire che abbiamo proprio questa, una situazione proprio surreale dove c'è una competizione isterica, non solo fra gli studenti, fra i ragazzi, ma addirittura fra presidi, fra genitori che tentano e fanno di tutto che spendono tutte le loro energie, tutte le loro ambizioni e le spendono sui propri figli. Per farvi capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, di questa situazione proprio brutale che c'è in Cina fra i vari studenti, vi voglio raccontare appunto una vicenda che è recentissima. Si tratta di una preside di una scuola, non ricordo, una scuola materna, una scuola superiore, quella che può essere considerata la nostra scuola superiore, in collaborazione con un operatore scolastico, quindi con un bidello. Cosa fa? Per far sì che in un'altra scuola vicino dove lei era dirigente, per, non fa, per appunto limitare le iscrizioni alla scuola, all'istituto concorrente, cosa fa? Si ingegna questa azione proprio brutale. Lascia uno zaino davanti a questa scuola, con questa scuola così incustodito. All'uscita di scuola, contemporaneamente, c'è una nonna con i propri nipoti, con due sorelline, due gemelline. Che appunto la nonna, come farebbe qualsiasi nonna o mamma che uscendo da scuola trova uno zaino incustodito, lo prende con l'intento che poi l'indomani lo porta a scuola e lo restituisce al legittimo proprietario. Bene, lo zaino quindi rimane qui in casa delle ragazzine, delle gemelline che, essendo piccole, sono incuriosite, con uno sguardo un po' furtivo, che come possiamo dire, con la gioia, con due risate, guardandosi queste due ragazzine, aprono, non ce la fanno, non resistono e aprono lo zaino. Questo zaino sono matite, penne, quaderni e questo vasetto di yogurt. Beh, la curiosità è troppa e decidono di aprire il vasetto di yogurt e lo assaggiano, lo mangiano e addirittura provano, lo fanno assaggiare anche alla nonna. Beh, in quel vasetto di yogurt c'era veleno per topi messo dalla preside della scuola. Le bambine sono morte poche ore dopo con dolori lancinanti, una cosa assurda. La nonna, fortunatamente, non so se fortunatamente o sfortunatamente, è sopravvissuta, ma sicuramente la sua vita ormai moralmente, interiormente è finita lo stesso. Questo è un fatto gravissimo perché non si può pensare che questa competizione, questo paese dei figli unici, perché è così che si può chiamare questa, la Cina, il paese dei figli unici perché lo Stato lo impone, un'ordinanza statale, praticamente possiamo dire che l'unica eccezione erano quelle due ragazzine che ormai appunto non vanno più in media perché purtroppo non ci sono più. E potrei continuare a dire altre storie, forse sì, lo faccio dopo perché adesso c'è un blocco pubblicitario dalla regia, mi dicono che devo staccare, passiamo un nuovo pezzo, un nuovo spot, a dopo.
L'Associazione Vita di Ariano Irpino organizza un corso per formare ai principi e alle manovre di primo soccorso. Vi aspettiamo il 27 marzo 2013 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Vita in piazza Mazzini 3. La relatrice è la dottoressa Raffa, primario di rianimazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per informazioni chiama il 366 77 45805 oppure lo 0825 891 070. Imparati qualche cosa dalla vita. Partecipa al corso di primo soccorso. Because we've been playing out tonight, my friends and I are gonna party. So move your ass, don't be lazy. We now we got a big ride, fuck you fella, big drunk, running many big blunts, drinking many dealers. No way you shouldn't get up with hey, whatever you will say. Tali suoni, da strumenti musicali giardino, svendita totale per chiusura locali, fisarmoniche e pianoforti, nuovi e usati, chitarre, bassi, impianti audio e spartiti musicali a prezzi mai visti. Non perdere l'occasione, strumenti musicali giardino, svende tutto. Strumenti musicali giardino, via Covotti, Ariano Irpino, telefono 0825 87 17 65. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Bene, bene, rientrati di nuovo in studio qui su Radio Rambe. Sono le 23.40 del 27 maggio 2013. Bene, stasera varietà politico, stiamo trattando diversi argomenti. Prima è intervenuto il portavoce del movimento Arambe, Fabrizio Procopio. Adesso qui a parlarvi è Francesco Cuovo, che sta anche conducendo la serata, la puntata. Abbiamo avuto dei problemi tecnici poco fa,
spero che si siano risolti. Dalla regia mi dicono che è quasi tutto a posto. Se ci dovessero essere problemi, segnalateci, dicendocelo in chat, su Facebook, oppure sulla chat del movimento Arambe, oppure sulla pagina di Spreaker. Bene, io prima ho introdotto il problema del discorso dell'argomentazione della scolarizzazione cinese, che, dove appunto si celano diverse ombre, appunto quella dei ragazzi che vengono spremuti come dei limoni e, come ho detto prima, una Cina da 10 lode, però con tanti problemi, con ragazzi che non giocano più e che non hanno più una vita. Bene, ho raccontato appunto una vicenda recentissima per spiegare un po' l'accaduto e vorrei anche adesso continuare a dire brevemente che ci sono stati altri casi in Cina, come a parte le due ragazze, le due sorelline morte per aver mangiato un vasetto con veleno di topo. Ci sono ragazzi che appunto si drogano per i ragazzi appunto in Cina si drogano per riuscire. Se non ci riescono, se falliscono si suicidano. Infatti, altre notizie recenti, ci sono dei ragazzi, due ragazzi che per non aver finito i compiti in tempo si sono buttati da un balcone, oppure come un altro ragazzo che ha ucciso un suo compagno di scuola perché è più bravo di lui e quindi un acerrimo rivale per l'esame di Stato, una cosa agghiacciante se ci penso. E sentite bene quest'altra, addirittura le mamme dei ragazzi, delle ragazze, per far sì che le proprie figlie possano rendere al massimo e studiare e non perdere mai la concentrazione, iniettano delle Flebo con dei stimolanti alle proprie figlie, alle proprie ragazze, affinché possano mantenere sempre la lucidità. E addirittura le mamme somministrano anche dei anticoncezionali alle ragazze affinché loro non possano avere il ciclo, perché dopo può capitare che una piccola studentessa di 13-14 anni possa avere mal di testa e quindi non essere concentrata al massimo e dare il meglio per l'università o per la scuola, per qualcos'altro. Notizia che se io adesso lo sto raccontando, l'ho letta, ma adesso che ne ho riparlato, insomma, cioè, mi viene proprio il volto a stomaco, una cosa che per me è molto, cioè, assurda. Possiamo parlare proprio di pazzia made in Cina. Questa è una pazzia, questa pazzia made in Cina, però per questa educazione asfissiante da parte dei genitori e di questa competizione forte da parte di professori e dirigenti scolastici. E il mio pensiero va proprio alla mia infanzia, alla mia vita, come me, come tanti miei coetanei, miei ragazzi, ma anche ragazzi un po' più piccoli di me che hanno vissuto una splendida infanzia, sì, andando a scuola, però il pomeriggio si giocava, soprattutto quando iniziava la primavera con i primi caldi, i primi soli, insomma, dopo aver fatto i compiti si usciva tutti insieme in mezzo alla strada e si giocava tutti insieme, cioè doveva essere. È allegria, anche l'infanzia, l'adolescenza deve essere allegria. E questa situazione in cinema è assurda e speriamo che possa cambiare, perché se è vero che, come dicono le ricerche, i ragazzi, questi nuovi ragazzi cinesi saranno il futuro e saranno i futuri ricercatori, scienziati del mondo, beh, non so che mondo avremmo, che mondo avremmo. Bene, finisco per dire che è una tristezza infinita pensare a questi ragazzi che non giocano e spero che almeno qui in Italia non possano avvenire determinati, non possiamo sentire in futuro dai TG, dai media, determinati argomenti, determinate cose. Bene, anzi direi proprio male, però passiamo fra poco ad un altro argomento più leggero, avremo un ospite musicale e adesso un nuovo blocco pubblicitario, un nuovo pezzo musicale. A tra poco. Una pausa durante il lavoro, un aperitivo stuzzicante, una serata con gli amici, ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tu o sbagliano poco la cervella? Vuoi entrecanno notte notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115.
Tali suoni, da strumenti musicali giardino, svendita totale per chiusura locali, fisarmoniche e pianoforti, nuovi usati, chitarre, bassi, impianti audio e spartiti musicali a prezzi mai visti. Non perdere l'occasione, strumenti musicali giardino, svende tutto. Strumenti musicali giardino, via Covotti, Ariano Irpino, telefono 0825 87 17 65. Open Gangnam Style. Gangnam Style. On air di nuovo in diretta su Radio Arambe, single Case Maker. Bene, adesso trattiamo un argomento diverso, molto più leggero, e abbiamo qui in studio con noi un ospite graditissimo, Donato Castagnozzi. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Ciao Donato, è la prima volta in radio qui? Sì. Ok. Come ti è apparsa questa sera, questa preparazione radio? Un po' concitata, è vero? No, alla fine è una bella esperienza secondo me, perché vedere tutti voi che ci tenete a fare una cosa per Ariano e poi fatta bene, quindi per me è un'esperienza nuova e positiva. Grazie mille Donato, grazie. Bene, chi è Donato Castagnozzi? Beh, Donato Castagnozzi si può dire che è nato come una cover di Vasco, però adesso è Donato Castagnozzi a tutti gli effetti. È un cantante allora? Sì, nel senso sono un cantautore, sto facendo un mio progetto musicale che è uscito poco tempo fa, è uscito il mio CD, un video ufficiale, e mi cimento in questo campo da un paio d'anni. Da un paio d'anni, capisco. E quindi da un paio d'anni che ti cimenti, che sei cantautore, allora. Sì. Ma da quanto tempo che ti sei avvicinato a questa passione per la musica? Sono anni oppure da poco? La mia passione per la musica è nata all'età di 6 anni. Quindi poi man mano è andata sempre crescendo di più, ho iniziato a suonare il pianoforte per 8 anni e adesso mi sto cimentando in questo mio progetto di cantautore. Ma questa passione è nata ascoltando quali pezzi, che genere di musica, attraverso, grazie a qualche tuo padre, che ne so, tuo cugino maggiore, fratello maggiore? Come dicevo, è nata grazie a Vasco, più che altro, perché è stato il primo cantante che ho iniziato a sentire, quindi man mano ho iniziato ad appassionarmi a lui, e poi ho detto, vabbè, mo faccio qualcosa di mio, che forse grazie a lui riesco a fare meglio. Quindi un fan sfegatato di Vasco. Sì. Quanti concerti hai visto di Vasco? Abbastanza. Speriamo che possa venire Vasco fra qualche anno a vedere un tuo concerto. Chissà. Sarebbe bellissimo, per sì, te, sicuramente. Infatti. Bene, Donato, hai inciso un disco da quando? Da pochi mesi? Sì. 4-5 mesi più o meno. E quindi questo progetto come nasce? Chi ha collaborato con te? Il progetto nasce da... Soprattutto come si intitola l'album? Mondo che illude, ecco. È molto... parla proprio del mondo di oggi, quindi proprio quello è un mondo che secondo me adesso come adesso sta soltanto illudendo più che altro. Quindi ho dovuto dare questo titolo proprio per far capire schiettamente quello, il messaggio, diciamo. Diciamo, risposto a Vasco dopo il mondo che vorrei di Vasco. Sì, diciamo una sorta di quello, sì.
Capisco. E chi sono i tuoi collaboratori? Che genere di cantautorato fa, insomma, Donato? Alla fine è un rock pop italiano e mi sono messo in mano di professionisti a tutti gli effetti, dove c'è stato Francesco Trigianese con gli arrangiamenti di tutti i pezzi, Antonio Pannese la batteria, Anna Chiara Lamanna che mi ha aiutato a scrivere dei pezzi e speriamo che vada bene in futuro. Sì, speriamo, lo speriamo tutti quanti. Hai avuto problemi nella registrazione durante il percorso nell'incidere questo disco? Dove l'hai inciso? A proposito, il disco dove l'hai Ad inciso? Ariano stesso, alla stazione, alla Melisma Studio di Antonio Pannise. Ah, capisco. Alla fine è stato un lungo lavoro, ci sono voluti 2 anni, però alla fine i risultati si sono visti e sentiti. Quindi sono soddisfatto del mio progetto, anche grazie alle persone che mi sono state a fianco. Ok. Quanti pezzi è composto l'album? Sono 8 brani tutti inediti. 8 brani, tutti inediti. Bene, speriamo di ascoltarli fra poco. E il prossimo pezzo, appunto, è proprio tratto dall'album di Donato Castagnozzi. C'è sempre un però. Perfetto. C'è sempre un però in quello che faccio. Sarà l'incertezza che mi sono creato in questa mia età. C'è sempre un però, un mondo malvagio. Ci sono illusioni che mi sono creato nella mia testa. Allora sai che faccio? Per un attimo io mi fermerò. Con sincerità cerchi libertà, è solo una scusa. Cerca dentro il tuo cuore un briciolo di verità. Allora sai che faccio? Per un attimo io mi fermerò. Ci penserò, non giudicherò più la gente che nella loro vita non ha mai detto no. Ci penserò, non giudicherò più la gente che nella loro vita non ha mai detto no. Sempre un però in quello che faccio. Sarà l'incertezza che mi sono creato in questa mia età. C'è sempre chi crede, chi si connette alla rete. Ci sono momenti in cui stacchi la spina e ci sei solo tu. Allora sai che faccio? Per un attimo io mi fermerò. Ci penserò, non giudicherò più la gente che nella loro vita non ha mai detto no. Ci penserò, non giudicherò più la gente che nella loro vita non ha mai detto no. Gente che nella loro vita non ha mai detto no. Ci penserò, non giudicherò
giudicherò. Più la gente che nella loro vita non ha mai detto. Erede di una grande tradizione artigianale, la Maiolica Russo ti permette di portare a casa tua un prodotto antico di enorme valore artistico, un'antica arte preziosa che, grazie alla Maiolica Russo, continua a vivere in pezzi di rara bellezza e pregiata manifattura, con decorazioni che restituiscono agli ambienti una luce di arte e cultura. Maiolica Rianese di Luigi Russo, via Castello 5, Ariano Irpino, Avellino. Per informazioni 0825 17 00611. Gentilisci casita, Cattatina Ruagna da Maiolica Rianese Russo. L'Associazione Vita di Ariano Irpino organizza un corso per formare ai principi e alle manovre di primo soccorso. Vi aspettiamo il 27 marzo 2013 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Vita in Piazza Mazzini 3. La relatrice è la dottoressa Raffa, primario di rianimazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per informazioni chiama il 366 77 458 05 oppure lo 0825 891 070. Marati qualche cosa andala vita. Partecipa al corso di primo soccorso. Di nuovo on air qui Radio Arambe, sono le mezzanotte e un quarto del 28 maggio ormai del 2013. Abbiamo appena ascoltato un bel pezzo intitolato C'è sempre un però di Donato Castagnozzi, che appunto è qui con noi in studio e stiamo facendo una bella chiacchierata insieme a lui. Bene Donato, c'è sempre un però. Da dove nasce questa canzone? Chi ti ha ispirato per questa canzone? Parlaci un po' del testo in generale. Allora, c'è sempre un però è stato il mio primo pezzo che ho scritto. È nata più che altro, mi sono immaginato tante persone, no, con tante illusioni nella propria vita. Allora ho detto, cioè non tutto è perduto, c'è sempre un però in qualsiasi cosa che si faccia nella vita, c'è sempre una motivazione, c'è sempre un però, c'è sempre un qualcosa. Quindi cioè, più che altro il messaggio che volevo mandare e far capire era proprio quello, nel senso non bisogna mai battersi nella vita ma andare sempre avanti. Questo messaggio di pieno ottimismo è il tuo, un messaggio che invita a tutti a non arrendersi mai. Sì, 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 sì. In questo periodo è molto, fa molto di moda, giusto? Sì, infatti. Sì, sì, speriamo che tutti possano ascoltare questo pezzo e darsi una carica in più per tutto quello che... Per andare avanti. Per andare avanti. E invece, Donato, volevo domandarti, gli altri pezzi da dove nascono? Chi hai una musa ispiratrice, non so, qualche profumo che ti ispira, qualche oggetto pure materiale, non so, parlaci un po' di... La questione è... sono molto personali, li vedo molto personali, cioè che me le sento proprio io dentro. Quindi alla fine sì, c'è stata qualche canzone che mi ispirava a livello sentimentale o di illusioni e roba varia. Però comunque c'è stato sempre qualcosa che mi ha ispirato a scrivere i testi, ovviamente. Bene, bene Donato. E facciamo un po' più di pubblicità a questo tuo... bel progetto, il CD abbiamo detto che si intitola Mondo che illude. Bene, come possiamo acquistarlo questo CD? Allora c'è sicuramente il video su YouTube ufficiale dove lo potete ascoltare per vedere se comunque vi fa piacere, vi piace il genere, roba varia, no? Però poi giustamente per l'acquisto basta rivolgersi a me su Facebook in giro e comunque ve lo farò avere in qualche modo. Quindi ci sono tutti diverse situazioni per poter acquistare il tuo CD. Sì, 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 sì. Bene, ma ti fermi qui oppure i tuoi progetti futuri sono più ambiziosi? No, senz'altro, andrò comunque avanti, nel senso che quest'anno mi ha contattato la redazione di Vasco Rossi per andare a fare l'ospitata al Vasco Day, al raduno del fan club di Vasco Azzocca. Poi ci sarà a varie altre ospitate come il tour di RDS dove andrò ad aprire dei concerti live insieme a loro. E per adesso questo, però non mi arrenderò a livello musicale, andrò sempre avanti. Speriamo che tu possa incidere
non so, 10, 20, 30, 40, 50, insomma. Grazie, fare grazie. Concerti soprattutto. Sarebbe infatti, il massimo, sì. Per un musicista è massimo fare il concerto live. È la cosa più bella perché ti diverti, trasmetti alla gente, cerchi di trasmettere alla gente, se ti arriva poi come una molla di ricambio, è la cosa più bella che ci possa essere. Bene, bene Donato. Ma tu, volevo farti quest'ultima domanda, tu sei un autodidatto oppure hai studiato, hai una carriera fatto, che ne so? No, 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 sto studiando canto da un maestro professionista a tutti gli effetti, a San Giorgio del Sannio, che comunque è come se fosse una sorta di vocal coach di Mengoni, stando a contatto con il suo produttore giornalmente. Va bene Donato, bene. Adesso ci avviamo verso un nuovo blocco musicale dove appunto mettiamo un altro pezzo tratto dall'album di Donato Castagnozzi. Appunto questo pezzo come si intitola, Donato? Questo pezzo faccio ascoltare Mondo che illude, che dà proprio il titolo al CD, e parla, penso che ascoltando il pezzo non c'è nemmeno una sorta di spiegazione, perché da tutto c'è, cioè, da tutta la canzone, nel senso parla del mondo proprio di oggi, nel senso di giorno quello che succede adesso, nel senso che è un mondo che illude realmente, nel senso come il ritornello ci fa sognare ma mai realizzare, ormai non si riesce a fare più quasi niente, nel senso siamo fermi, bloccati e sogniamo, potrebbe andare meglio, ma per adesso ci illudiamo soltanto. Quindi potremmo fare una nuova canzone, Mondo che illude, però... C'è sempre un parolone. C'è sempre un parolone, infatti. Va bene, allora tra poco qui su Radio Rambe, Mondo che illude. Questo mondo è indescrivibile. Pensa per sé, in questo mondo di ipocrisie, sì, tutto è da buttar via, dai dimmi un'altra bugia. Mondo cambiato dove ognuno è scazzato, si ti fregano sempre e ti fidi comunque. Un mondo che illude, che ci distrugge, ci fa sognare ma mai realizzare. È un mondo che illude, ci distrugge, ci fa sognare, sì, sognare, ma mai realizzare. C'è qualcosa per sfogare, le illusioni che ci fanno sognare, ma in questo mondo di merda si deve solo soffrire, soffrire perché un'amicizia è andata male per un'azione da cancellare. Senza persone che avevi nel cuore, è un mondo che illude, che ci distrugge, ci fa sognare, ma mai realizzare. È un mondo che illude, che ci distrugge, ci fa sognare, sì, sognare, ma mai realizzare. Thank you.
via. Perché di stronzate ne ho sentite abbastanza. Si vive di guai. Vuoi rendere le tue ricette appetitose? Scegli il meglio, scegli Macelleria da Toni. Qui troverai un'ampia scelta di carni fresche e carni già pronte per essere cucinate. Il tutto sotto il marchio della qualità eccellente. Macelleria da Toni. Competenza, gentilezza e gusto sempre a servizio del tuo palato. Se buona gustata da veramente buona, non te può sbagliare. La chianca è a una sola. Macelleria da Toni, via Cardito Ariano Irpino. Telefono 339 74 48 367. Altali suoni! Da strumenti musicali Giardino, svendita totale per chiusura locali. Fisarmoniche e pianoforti, nuovi e usati, chitarre, bassi, impianti audio e spartiti musicali a prezzi mai visti. Non perdere l'occasione, strumenti musicali Giardino, svendi tutto. Strumenti musicali Giardino, via Covotti, Ariano Irpino, telefono 0825 87 17 65. Open Gangnam Style! Gangnam Style! Ok, bentrovati cari amici radioascoltatori, questa è Radio Arambe, la voce, il megafono del movimento Arambe, movimento per i beni comuni. Siamo qui nei locali dell'Associazione Vita dove facciamo radio e dove noi il giovedì, noi nel senso noi come movimento Arambe ci riuniamo ogni giovedì alle 21 e dove appunto discutiamo di problemi politici. Ci sono parecchie persone che ci seguono ultimamente, questo ci fa molto piacere. E per l'appunto adesso faccio un saluto agli amici della Pignata, in particolar modo alla signora Carmela. Ciao Carmela, ciao. Bene. Passiamo ad un altro argomento. Questa sera varietà politico, abbiamo trattato diversi argomenti. E con me adesso in studio l'amico Francesco Pagliarulo. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Ciao caro Frank. Ciao. Allora, cosa andremo a trattare? Il referendum sul finanziamento alla scuola d'infanzia privata. Finanziamento alla scuola privata a Bologna, però questo riguarda solo ed esclusivamente Bologna. Hanno fatto un referendum questo fine settimana. E trattava appunto il comune di Bologna vuole finanziare anche le scuole di infanzia private e una parte dei cittadini ovviamente non è d'accordo, in quanto per loro ovviamente i comuni devono finanziare per prima cosa le scuole pubbliche. Scuole, in questo caso si parla di scuole di infanzia, però sono in questo caso, dicevo, si tratta di scuole d'infanzia, ma si può estendere a tutti i livelli di scuola. Infatti abbiamo da tutti, si sente tutti i giorni, sentono tutti i giorni che la scuola italiana, lo dobbiamo dire, è in gravissime condizioni, nel senso che si sentono che i genitori devono comprare la carta igienica, devono comprare i fogli per fare le fotocopie, cioè proprio le materie prime che servono ai bambini per imparare. E qui a Bologna, ovviamente, ma non solo a Bologna, in gran parte delle città italiane si finanziano anche scuole private, e quindi oltre ai soldi che arrivano direttamente dalle famiglie, i comuni danno anche dei soldi a queste scuole per farle andare avanti. E possiamo dire che scusa Francesco, questo è un problema che non riguarda solo Bologna, ma bensì riguarda tutta l'Italia. Questo problema, ti devo dire che è un problema che mi assilla a me personalmente, questo fatto che insomma lo Stato deve anche finanziare scuole private oppure enti privati e quant'altro. E meno male che c'è una città effervescente politicamente come Bologna, dove appunto la gente è molto sveglia e appunto si cerca di referendum. Sì, infatti loro sono i precursori, che questo metodo può essere applicato ovviamente in tutta Italia, quindi mano a mano secondo me si può raggiungere anche a livello nazionale, chissà, forse fare proprio un referendum sul
essere a favore dei finanziamenti alle scuole private o meno. Cioè, io questo problema lo vivo in prima persona, essendo che sono laureando in biotecnologie e spero in futuro di fare ricerca, e in Italia è quasi a livello pubblico è quasi impossibile fare ricerca. Cioè, all'interno delle università, io parlo della mia realtà, all'interno delle università è proprio difficilissimo reperire fondi, cioè devi andare a spulciare di qua e di là, e quindi mancano le cose basilari. Ti parlo di pipette, ti parlo di non voglio entrare nel particolare, però senza queste cose non puoi fare ricerca. Poi vai a sentire che il governo, i comuni vanno a finanziare scuole private, e a me, cioè, sinceramente mi dà un po' sui nervi, e quindi ho voluto portare questa sera a risalto questa situazione, sì, questa problematica che si è venuto a creare a Bologna. Bene, Francesco, sì, condividiamo pienamente e continuiamo a parlarne dopo un bel blocco musicale nonché pubblicitario. A dopo. Voy a llamar a mi ponca para darme un gran revolcón. Tía, todo ducha hoy, me cago en la leche. Una vez al año no hace daño, pero una vez al día es guarrería, Sí. Ponquita mía, collarcito de cuello de perro. Ay, mi rent and bank. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Soy yo, calichochito mío. Con la pierna abierta y con la de anarquía. Uy, te voy a llenar toda la espalda de pacholí. Ramón, ¿tú? Tengo la cresta toda dura. ¿Ramón? ¿Mamá? Pero, Ramón, hijo, ¿qué dices? Mamá, ¿qué? Creo que te he llamado desde el teléfono del otro teléfono. Que me están llamando de la otra. Que creo que estoy pasando por debajo de seis puentes. Ay, Ramón, y se me va la cobertura. Durante il lavoro, un aperitivo stuzzicante, una serata con gli amici, ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tu a Sbaliano poco la cervella? Vuoi entrecanno notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115. Vuoi rendere le tue ricette appetitose? Scegli il meglio, scegli Macelleria da Toni. Qui troverai un'ampia scelta di carni fresche e carni già pronte per essere cucinate. Il tutto sotto il marchio della qualità eccellente. Macelleria da Toni.
Competenza, gentilezza e gusto sempre a servizio del tuo palato. Se buona gustata da veramente buona, non te può sbagliare. La chianca è a una sola. Macelleria da Toni, via Cardito Ariano Irpino. Telefono 339 74 48 367. On Air, di nuovo in studio, qui Radio Arambe, ormai sono le 24:30. 24? Facciamo le 25 dopo domani. Va bene, ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori che appunto ci ascoltano pure a ora tarda e... Nel caso voglio salutiamo il nostro grande amico Drastico Ricci. Sì, sì, lo salutiamo con grande affetto. Io l'ho soprannominato il maestro, perché è il nostro maestro, dobbiamo dire, è il nostro maestro che ci, dobbiamo dirlo, ci dà tanti consigli veramente utili, veramente. Grazie Antonio, grazie. Grazie Antonio, e come puoi vedere abbiamo messo proprio in opera stasera i tuoi consigli, siamo stati bravissimi. Ciao Antonio, grazie mille. Grazie, e comunque ricordiamolo la campagna che porta avanti Antonio a sostegno della LIS. Antonio, non ti preoccupare, faremo anche una grande promozione anche dalle nostre parti. A me sinceramente mi ha aperto un mondo che mi affascina, quindi ti aiuterò, vi aiuterò in questa campagna con il mio piccolo. Grande Radio Chaos Italy, bene, salutiamo un'altra nostra amica, Rosalba. Ciao Rosalba. Rosalba che fa un lavoro molto sporco, ma come si diceva è uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo, insomma. Grazie mille Rosalba per la tua collaborazione sempre e ti siamo grati, veramente. Grazie Rosa, grazie. Bene, ritorniamo all'argomento che avevamo lasciato prima del blocco. Sì, ritorniamo seri, infatti. Stiamo parlando con Francesco Pagliarulo qui in studio sul referendum indetto a Bologna per quanto riguarda il finanziamento pubblico alle scuole private, scuole d'infanzia private. Niente, abbiamo detto un po' di cose, quindi non abbiamo detto i risultati di questo referendum. Hanno votato all'incirca 86.000 persone, non tantissime, ovviamente è un grande problema che non è solo di Bologna, ma è un problema dell'Italia, che quando si parla di referendum non tutti esercitano il loro sacrosanto diritto del voto. Per me è una cosa importantissima, io ho 30 anni e da quando ho 18 anni ho votato tutti i referendum e ovviamente anche a tutte le tornate elettorali, perché per me il voto è importante, in quanto c'è morta della gente per noi, e quindi lo dobbiamo esercitare questo diritto. Quindi dicevo che si hanno votato 86.000 persone, non tantissime, all'incirca il 30% dei diritti al voto, e ha vinto l'opzione A, ossia quella che sosteneva di non finanziare le scuole private, le scuole d'infanzia private. Mentre per l'opzione B hanno votato 50.000 persone, quindi possiamo dire la restante parte, sì, infatti. Ovviamente per ogni qualvolta che ci sia un referendum i partiti politici fanno il loro mestiere, in quanto si... chiedo scusa. Prego. Ovviamente dicevo, i partiti politici hanno fatto il loro lavoro e hanno sostenuto chi in una parte, chi una motivazione, chi l'altra, e però dobbiamo dire per dovere di cronaca che il sindaco Virginio Merola ha detto che questo referendum, essendo che non era era solo consultivo, lui andrà per la sua strada e quindi andrà per la sua strada e finanzierà anche
le scuole d'infanzia private, però questo avrà vita difficile, vita, sì, vita dura, sì, sicuramente, sì. Perché i bolognesi sono tenaci in esattamente questo. Bologna, dobbiamo dire, ci fa, a me è un mio sogno andare a vivere a Bologna, perché Bologna, devi dire, sono combattivi, quindi avrà una vita dura, avrà, quindi il sindaco, sì, deve, quindi bene, questa sindaco, cosa bene, l'abbiamo avvisata, insomma, il sindaco Merola, e ringraziamo Francesco appunto per essere intervenuto qui su Radio Arambe. È sempre un piacere. Grazie Frank, e adesso nuovo blocco musicale. A te, domani la sicurezza. Summer pie, last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. Synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I see. Whoa, yeah. On the day, shoot all the ones you can find, and watch as they cast you aside. Take what you wanted to see, say what you wanted to me. Pull all back over your eye, and give more than you care to try. Won't let you. Alt
tali suoni. Da strumenti musicali Giardino, svendita totale per chiusura locali. Fisarmoniche e pianoforti, nuovi e usati, chitarre, bassi, impianti audio e spartiti musicali a prezzi mai visti. Non perdere l'occasione. Strumenti musicali Giardino svende tutto. Strumenti musicali Giardino, via Covotti, Ariano Irpino. Telefono 0825 87 17 65. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Una pausa durante il lavoro, un aperitivo stuzzicante, una serata con gli amici, ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tuo sbagliano poco la cervella? Vuoi N3 canno notte notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115. Ok, di nuovo in onda qui su Radio Arambe. Sono l'una meno 20 quasi del 28 maggio 2013. Siamo qui in studio nei locali dell'Associazione Vita che ci ospita, dove noi facciamo radio, e speriamo che fra qualche mese, meno di un mese credo, possiamo partire con una radio 24H. E dicevo, Associazione Vita, dove appunto anche il Movimento Arambe si riunisce ogni giovedì sera dalle 21. Bene, qui con me in studio, a fianco a me, alla mia sinistra, per la precisione, c'è il portavoce del movimento Fabrizio Procopio, che prima purtroppo, per sfortuna, non so, è stato silenziato, diciamo, dalla tecnologia. La tecnologia. Ma no, si può sapere cosa è accaduto prima? C'è stato qualche attacco hacker? No, non c'è stato nessun attacco hacker, semplicemente è successo che da casa ci hanno detto, e colgo anche io l'occasione per salutare per il lavoro di controllo qualità che ci fanno da casa, Antonio Ricci, Rosalba e molti altri che ci fanno un po' di feedback qualitativo. Effettivamente i primi minuti sono stati un po' tragici da un punto di vista tecnico e tecnologico, e quindi si è sentito poco e niente. Noi ce la sappiamo sempre cavare, fortunatamente, caro Fabrizio. Ce la caviamo sempre, ne usciamo sempre, diciamo, cadiamo sempre in piedi, per fortuna. È una delle cose migliori che abbiamo imparato a fare qui ad Arambe e anche a Radio Arambe. Sì, a questo punto io approfitterei, Francesco, con il tuo permesso, giusto per fare un passaggio sulle cose che abbiamo detto prima, che forse magari sono state sentite male o addirittura non sentite. Abbiamo fatto un piccolo passaggio in apertura, quando non si sentiva bene la radio, per problemi soprattutto di connessione, sulla petizione che c'è online e che troverete sulla pagina Facebook di Radio Arambe, circa la richiesta sociale al presidente Barack Obama per la chiusura di Guantanamo, del carcere istituito da George W. Bush per la detenzione dei carcerati rispetto al Patriot Act dell'11 settembre. Quindi andate a firmare, trovate il link sulla nostra pagina Facebook di Radio Arambe, basta cliccarci e troverete tutti i numeri, potrete firmare, potrete sicuramente trovare un canale di dialogo con il presidente Barack Obama, che sappiamo essere molto sensibile alle dinamiche democratiche e partecipative. Io sono stato uno di quelli che ha anche foraggiato con un piccolissimo obolo la prima campagna elettorale di Barack Obama con una donazione online. Quindi è evidente che, insomma, in America in generale, ma Obama in particolare, sono molto attenti alle richieste del popolo in generale. Poi del resto l'America è un grande paese, quindi ci aspettiamo che il presidente riesca a dare ascolto a chi vuole che quello scempio che chiamano prigione e invece è un lager veda finalmente la sua chiusura, dopo la pazzia di George W. Bush di aprire quella pazzia che viene chiamata Guantanamo. Poi abbiamo parlato, sì, Francesco, della sanità. Della sanità, sì, perché ad Ariano, come ho avuto a dire prima, per chi non abbia sentito, sembra esserci un progetto politico che riesce a muovere i fili, anzi, dei burattini che gestiscono
poi i nostri ospedali, dico burattini nel senso che dipendono dalla politica, e sembra ci sia un piano, almeno questo si intravede, per un impoverimento della nostra struttura sanitaria, al fine magari di giustificare poi da qui a un po' di anni la chiusura, come è successo per il Tribunale, Francesco, cioè fare di tutto per far diventare una struttura pubblica inefficiente per poi giustificare la necessità di una chiusura. Bene, noi questo progetto lo conosciamo, questi trucchetti non ci fregano e quindi stiamo cominciando una battaglia con il Comitato per la Difesa della Sanità in Valle Ufita, un osservatorio sulla sanità di cui fanno parte molte realtà aggregative e associative, il Tribunale per Malato, tante altre, e ci vediamo spesso, quasi settimanalmente. Saluto tutti quanti i membri del Comitato per l'osservatorio sulla sanità e vi invitiamo a partecipare, vi invitiamo. Prestissimo faremo anche una puntata, Francesco, vero, sulla sanità, sì, pubblica. Miteremo... Sì, in programmazione, con una prossima puntata sulla sanità, anche lei, sì. Sperando di sensibilizzare sempre più persone, cittadini, arianesi e non solo, perché come detto tu prima, parecchi sanno i trucchetti, i fili che dirigono, hai parlato di burattini, insomma, però speriamo che tutta la cittadinanza possa sapere di questi trucchi ed essere sempre più sensibile al problema e chi lo sa, forse in un futuro scendere pure in piazza. Bene, facciamo un piccolo break e ritorniamo, Francesco? Va bene, break. Break musicale e promozionale, consigli per gli acquisti, direbbe l'uomo coi baffi. Dando salto svengo all'andar, il sol se esconde la cattedral, gigante se quema quando empieza y se termina. Lugar, algo que no se puede curar.
L'Associazione Vita di Ariano Irpino organizza un corso per formare ai principi e alle manovre di primo soccorso. Vi aspettiamo il 27 marzo 2013 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Vita in Piazza Mazzini 3. La relatrice è la dottoressa Raffa, primario di rianimazione dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Per informazioni chiama il 366 77 458 05 oppure lo 0825 891 070. Marati qualche cosa dalla vita. Partecipa al corso di primo soccorso. Erede di una grande tradizione artigianale, la Maiolica Russo ti permette di portare a casa tua un prodotto antico di enorme valore artistico, un'antica arte preziosa che, grazie alla Maiolica Russo, continua a vivere in pezzi di rara bellezza e pregiata manifattura, con decorazioni che restituiscono agli ambienti una luce di arte e cultura. Maiolica Arianese di Luigi Russo, via Castello 5, Ariano Irpino, Avellino. Per informazioni 0825 17 00 611. Gentilisci casita, Cattatina Ruagna da Maiolica Arianese Russo. Rieccoci in studio, mezzanotte 55 di martedì 28 maggio 2013. Questa è Radio Arambe, la radio ufficiale di Arambe, Movimento per i Beni Comuni. Trasmettiamo da Ariano Irpino, noi ci incontriamo e ci occupiamo di beni comuni, siamo un movimento politico e vi invitiamo a partecipare. Chiunque da Arambe viene, propone, vota e discute con gli altri. Sin dal primo giorno non ci sono gerarchie, non ci sono commissioni di valutazione per entrare, quindi chiunque abbia voglia di partecipare, fare un po' di attivismo politico, noi siamo qui, vero Francesco? Certamente, sempre presenti. Benissimo, un po' di tosse in questo maggio terribile. Ginevra ci ha sfiancato, questa perturbazione maledetta che ci fa sembrare questo maggio la data di novembre. Termometro, se non sbaglio, segna 7, eh? 7 gradi. Mamma mia, quale termometro? frio, ma freddissimo. Sì, è molto freddo, stiamo soffrendo moltissimo. Io in particolare, che vivo per l'estate, sto soffrendo forse un po' più di molti altri a cui invece il freddo piace. A te, tu preferisci l'estate o l'inverno? Domandona politica questa. Allora, io preferisco sia l'estate che l'inverno. Io sono per il fatto che bisogna vivere tutte le stagioni. Purtroppo adesso ne viviamo solamente due, l'estate o l'inverno, perché non ci sono più le mezze stagioni. È giusto. A te piace parecchio l'estate perché sei leone. No, sei un lupo di mare, caro Fabrizio. Lupacchiotto. Promesse da marinaio, non è vero, di solito cerco di mantenere delle promesse. Va bene, allora, fra l'altro volevo ricordare, visto che prima nell'ultimo blocco abbiamo parlato un po' di altri argomenti, volevo ricordare in maniera un po' autopromozionale per Radio Arambe che l'ultima volta abbiamo fatto una straordinaria puntata in esterna, come oggi si suol dire, una puntata che a noi piace chiamare nomade, itinerante. Siamo stati al Sanacore, salutiamo Angioletto e il dottor Sanacore. È stata una puntata un po' fuori dagli schemi, una puntata un po' particolare. Non eravamo qui in studio, è stata una puntata che si è configurata come Cine Radio Arambe, perché prima c'è stata la proiezione di I Love Radio Rock, che verrebbe quasi da dire I Love Radio Arambe. L'ho detto la scorsa puntata, infatti. Quando non avete niente da dire o siete depressi, dite I Love Radio Arambe. Vi riprendete, sicuro, certo. E quindi cominceremo molto presto. Abbiamo già avuto altre segnalazioni di altri locali che ci hanno chiamato, ci hanno contattati per poter fare una puntata all'interno di un locale pubblico notturno, perché ci spostiamo con piacere. Siamo un po' tutti, anche noi di Arambe, animali notturni, non siamo galline da dormire alle 7 di sera, quindi la radio la notte, di sera la facciamo con piacere. L'altra volta abbiamo sperimentato moltissimo, si è giocato, da un punto di vista contenutistico è stato un po'... Si è ballato, qualcuno è imbarcato. qualcuno le ha prese una faccia così. Diceva l'Emiliano, però sì, è stata una bella puntata. Tra l'altro I Love Radio Rock è stato un film che meritava di essere visto. Io sono arrivato tardi. Merita di essere rivisto, secondo me. Io l'ho visto dopo perché sono arrivato tardi e vi ho trovati completamente galvanizzati. Sì. Speravo di rimandare la puntata perché era tardi, invece mi avete costretto a montare tutto l'armamentario nel Sanacore e siamo riusciti però tuttavia a fare una straordinaria puntata, benché, ripeto, era un po' ad minchiam, però siamo riusciti comunque a portare a casa, come dire, il risultato, una puntata molto bella con fave e pecorino sul tavolo, interventi estemporanei, bicchieri pericolosissimi vicino alle attrezzature elettroniche, quindi
Per fortuna ci è andata bene, Francesco Pagliarulo, è vero? Benissimo, è stata una grande puntata, la ripeteremo sicuramente, le prossime puntate le faremo molto, molto a breve, le puntate estemporanee, poi c'è da divertirsi quando venite, perché poi potete intervenire quando siete lì nel locale, e quindi su Radio Rambe diventa anche un momento di partecipazione. Parleremo la prossima volta di cose un po' più serie, anche se l'altra volta comunque abbiamo parlato di cose serie sicuramente, però ripeto, è stata una puntata molto molto strana. Sì, strana perché puntata pilota. Puntata pilota puntata pilota no, ma deve andare bene, dai, soprattutto da un punto di vista tecnico, a differenza di stasera, l'altra sera ha funzionato tutto dal primo momento, e a differenza di stasera che abbiamo avuto qualche problema, ci scusiamo ancora, ringraziamo ancora a casa, chi come Antonio Ricci, che salutiamo ancora, il direttore di Radio Caos Italy, che vi invitiamo a seguire quotidianamente, e Rosalba, che a casa ci fa costante monitoraggio della qualità radiofonica che noi riusciamo a trasmettere, e tanti altri, salutiamo ancora gli amici della Pignata che ci ascoltano, persone da fuori che ci hanno scritto in chat privata, chi da Praga, chi da Londra, chi da Madrid, salutiamo un po' tutti, e siamo quasi in chiusura, Francesco, vero? Sì, chiusura della puntatina, è un peccato perché adesso dobbiamo dirlo, ci siamo riscaldati abbastanza, visto che abbiamo salutato anche Antonio Ricci, dobbiamo dire che è stata una puntata un po' più disciplinata, un po' più inquadrata, squadrata. Ho un monitor davanti a me che dice 00000000. È partita un po', come dire, un qualcosa che assomiglia un po' al telefilm Lost, non so quanti di voi lo hanno visto, in questo momento stiamo sforando terribilmente perché c'è un lampeggiamento sul monitor che ci dice dovete andare via, dovete chiudere, dovete mandare la pubblicità. È il caso di dire, ci fanno ampi gesti dalla regia, mamma mia. Ci fanno il gesto dell'ombrello. No. È vero. Il nostro Matteo Murana e Francesco Pagliarulo ci fanno, non è vero, non ci fanno il gesto dell'ombrello, però sicuramente questo è il primo blocco, diciamo, di parlato che stiamo sforando incredibilmente in maniera indisciplinata. Salutiamo Antonio Ricci su questo. Grande, drastico. Ci metterà una nota su internet, una nota in condotta, perché siamo andati oltre. Però siamo ancora nella tolleranza di qualche secondo, e quindi andiamo a salutare tutti. Abbiamo avuto Donato Castagnozzi, che salutiamo ancora, è andato via dallo studio, ci ha presentato il suo disco. Abbiamo parlato della petizione per chiudere Guantanamo, con Francesco Pagliarulo, della scuola, del referendum bolognese sulla scuola pubblica. Sulla scolarizzazione cinese. Sulla scolarizzazione cinese tu hai fatto... Celata da grandi ombre però. Sì, celata da grandi ombre, hai dato un po' di informazioni necessarie, perché delle cose cattive pur bisogna parlarne. E abbiamo parlato un po' di tante altre cose, sicuramente mi sfuggirà qualcosa. Ringraziamo ancora Matteo Mulana al reparto tecnico, Francesco Pagliarulo che è stato qui con noi, e altri ospiti che sono stati con noi stasera qui fra il pubblico a darci manforte, Donato ancora Castagnozzi, chi sta a casa, abbiamo una quarantina di ascoltatori che diventeranno sicuramente tanti di più in podcast e in ascolto asincrono. Certamente, certamente, crescono ogni puntata i nostri radioascoltatori, questo è un piacere per noi. Presto faremo una piattaforma 24H e riusciremo sicuramente a stupirvi con effetti speciali. Bene, dobbiamo chiudere, altrimenti ci arrivano fucilate da Roma direttamente. Va bene, Francesco? Va bene, allora io ringrazio tutti, bene, grazie a tutti voi, viva la radio, viva Arambe, alla prossima. Da Fabrizio e Francesco, alla prossima su Radio Arambe. Arambe.
Vuoi rendere le tue ricette appetitose? Scegli il meglio, scegli Macelleria da Toni. Qui troverai un'ampia scelta di carni fresche e carni già pronte per essere cucinate. Il tutto sotto il marchio della qualità eccellente. Macelleria da Toni. Competenza, gentilezza e gusto sempre a servizio del tuo palato. Se buona gustata da veramente buona, non te può sbagliare. La chianca è a una sola. Macelleria da Toni, via Cardito Ariano Irpino. Telefono 339 74 48 367. Una pausa durante il lavoro? Un aperitivo stuzzicante? Una serata con gli amici? Ma non puoi che scegliere il Cosmopolitan Bar, dove troverai qualunque tipo di cocktail, aperitivi, gustosa stuzzicheria alla piastra e soprattutto uno dei migliori caffè napoletani. Tuo sbagliano poco la cervella? Vuoi entrecanno notte notte? Il Cosmopolitan Bar di Alfonso Zobel ti aspetta. Cosmopolitan Bar, Corso Vittorio Emanuele 5 ad Ariano Irpino. Telefono 327 47 40 115.